chiamerei qui sul palco il signor Angelo, anche lui spessissimo ospite di questo tipo di fiere, se arriva. E Angelo è un creatore di giochi che viene a parlarci del decennale del suo gioco di carte dedicato al cosplay. Se arriva, Angelo, andiamo. Si presenta naturalmente con una mini sfilata di cosplayer. Un applauso perché appunto Angelo, il suo gioco era dedicato ai cosplay. Dimmi tu dove farlo. Allora, di qua. Parlare pure qua. Fai pure. Allora, io voglio un super applauso per il Silvio, perché senza il Silvio non esisterebbe questa fiera. Fate un applauso al Silvio. No, fate un applauso alla Epicos, perché senza la Epicos non esiste. È dedicata a Luca questa. Fate l'applauso alla Epicos, porca miseria. Invece questo gioco qua, bravi che si sono schierati, adesso dobbiamo fare la foto di rito, giusto? Allora tu entra dentro qua perché ti voglio, qua più compatti, se no non riescono. L'altra presentatrice dentro, stai vicino a Shrek, io mi metto vicino a Ela, fate un applauso a Ela! Oh là, fate un applauso a Charlie Chaplin, fate un applauso a Punisher, fate un applauso a Striker. Ma io non sento gli applausi, fate gli applausi. Io non sento Alastor, Lucy Lacemaker, Rosy. Scusi, lei chi è? Il tecnico del palco. Ah, il tecnico, quello, il tecnico. Di qua abbiamo la Carla Carré che è con noi in area autoproduzione. Voi andate nel coso di là, nello stand di là, siamo lì. Poi abbiamo tutto il gruppo dei disgraziati, scusami, di Marco Germani, che invece sono in fondo al corridoio di là, sempre nel nostro stand. Qui abbiamo la rappresentanza, fate o. Loro due sono nel gioco di carte che compie 10 anni, fate così con la mano, dalla prima edizione. Fate un applauso a Roberto Galan e alla moglie del Roberto Galan, si chiama proprio così su Facebook. Qui abbiamo tutta la famiglia di Shrek, Fiona, il gatto con gli stivali e Ciuchino. Non sento l'applauso alla, come si chiama, il Shrek si chiama il film, e la social nerd Anna, cioè, e all'Anna non volete fare l'applauso? Fate l'applauso all'Anna. Se volete giocare a questo gioco di carte, che ce l'ha in mano la Carla, che ce l'ha in mano la Vivi Piersigilli, questo gioco qua in 10 anni ha messo insieme più di 120 cosplayer. Adesso nella nuova edizione c'è questa cosa spettacolare qui. Cosa ridi? Chi c'è più bello della mia Umberto Cristina Maranchini? Perché lei c'ha il contatto su Facebook col marito. Ciao marito, ho i fari, non ti vedo. Allora adesso dobbiamo fare la foto di rito. Fotografi, siete pronti? Bravi ragazzi, fate o. È pronta? Allora sorriso, pancia in dentro, petto in fuori. Fate le foto adesso, se no mi si paralizza il sorriso. Ok? Fatte? Finito? Ne fanno ancora? Ok, finito, perché qua hanno un sacco di gente da presentare. Dove è finito il Silvio? È sparito? Dov'è Silvio? Silvio si è smolecolarizzato. E allora chiudiamo con un applauso a Bobo, perché se lo merita, e uno a Coffee. Così appena. I tecnici del suono, senza di loro non sentireste nulla, chiaro? Fate un applauso a questa ennesima edizione del Festival del Fumetto che ci riunisce tutti, fate l'applauso, non vi sento più applauso, perché senza il Festival del Fumetto non esisterebbe tutto questo. È un evento che abbiamo a Milano da decine e decine, migliaia di secoli, e perciò sempre ringraziare chi unisce. Chi non unisce, cavoli suoi. Un saluto a tutti e grazie al Festival del Fumetto Winter o Spring Edition? Winter. Vabbè, magari Spring lo mandavamo avanti. Ciao a tutti, venite a giocare con noi là in fondo. Ciao tesoro. Grazie mille per questa introduzione. Già che, allora, in realtà la maestra di K-pop è in ritardo, per cui io, visto che abbiamo questo splendore, non l'intervista, ma gli farei fare una sfilata, visto che questo... Il pregio, la cosa bella del Festival del Fumetto è questa passerella che raramente i festival hanno, una alla volta.
Hola. Allora, io non sento l'applauso per il Samuel Abbaco, anche lui sulla carta con la Vivi Persigilli. Voi l'avete già fatto tutti? Anche tu? Signori, qui abbiamo la Rachele Cartacea. Vai, il palco è tuo. Buttate giù il palco. Cioè, abbiamo 10 minuti da riempire, capite che... Fate un applauso a Charlie Chaplin. Porca miseria. Oh, là. Vai lì davanti, prenditi i tuoi 5 minuti, 2 secondi di gloria, perché come diceva quello là, tutti un giorno avremo 10 minuti da riempire sul palco del festival. C'è anche Babbo Natale, c'è anche Crudelia De Mon. Le avete già fatte le foto? Cioè queste arrivano, vanno. Non vedo un cacchio con i fari, ma dopo ci dovrebbe essere Punisher e Ela, giusto? Ragazzi, sta per entrare Punisher e Ela. Avanti, giovani, dentro. Punisher e Ela, fate così. Applausoni alla nostra Ela che è appena arrivata sul mazzo. Le fatte? Dopo Ela e Punisher arriva sul palco del Festival del Fumetto la Carla Carré tutta da sola, timidona. Fate un applauso, che timida la Carletta, fate l'applauso, che timida. Non è avvezza al pubblico, ma lei è la nostra maestra di origami. Voi venite a giocare lì, abbiamo il palco lì, e lei vi insegnerà come fare gli origami. Applauso alla Carla Carré, ti ho pagato 40.000 euro. Lavoro, anche tu, marito della... Cioè, applaudi, applaudi sulla macchina fotografica, vai. E ora stanno per impossessarsi del palco tutto il gruppo di Marco Germani, Limbo Neutrale, anche loro degli rappresentanti di Aeron Produzione. Mia moglie è arrivata adesso, cioè, mi arrivi in ritardo sul palco. Fate un applauso a Limbo Neutrale! Cioè, questi qua, cioè, dovevo tenermeli nello stand io, li ho mandati là in fondo, sono sempre nel nostro stand. Venite qua, facciamo una foto tutti insieme. Vieni qui. Molto cattivi. Via, fuori dalle balle, vai. Oh, chi è che si ricorda The Call of the Juggernaut? In italiano era Giochi di Morte, te lo ricordi? È vero che li assomigliano un po', cioè drogati uguale. E dopo il gruppo di Limbo Neutrale ci sono queste, perché hanno un nome, aspetta, voglio che vi comunichino il nome giusto. Sono di fianco al nostro stand. Lei è mia moglie, fate un applauso a mia moglie per favore, cioè ci siamo appena sposati. E lei invece la vedo il mercoledì, anche perché sono dopo di lei. Allora, bella de zio. Andiamo, loro sono di fianco al nostro stand di Area Autoproduzione e si chiamano Inanel Corappa. Chiaro? Fate un applauso, tutto materiale autoprodotto anche per loro. Bello Bobo, sei bello! Ragazzi, sono 10 minuti che devo riempire. Dovete portare pazienza. È bella mia moglie? Sono un po' più giovane di lei, però non stiamo a guardare tutti. Lui ha 23 anni, sono io più vecchio. Anche lei, è più vecchio lei, ma si deve anche. Bello Bobo, andiamo. Dov'è Silvio? Silvio, quanto manca? 3 minuti? 1 minuto? 2 minuti? Signori, non posso che inginocchiamo. Vieni, vieni, vieni. Signori, qui abbiamo la Laura Mallia. Dagli la mano a tua moglie. La Laura Mallia, cioè solo a dire Laura Mallia dovete inginocchiarvi. Inginocchiati Laura, io dico Laura Mallia, crolla per terra, bravo, così va bene. Laura Mallia e suo marito, così stavolta non nominiamo lui e così impara. Bello Bobo! Qua tutti, facciamo una foto con
due dei rarissimi rappresentanti che sono nel gioco Moranger Cosplay dalla prima edizione, fate così con le mani, dalla prima, di più, dalla prima edizione loro ci sono e sono sulla carta con i vostri figli. Lui è vestito da Obelix, tu sei vestita da Cleopatra e i due figli da centurioni romani. Asterix, Asterix è un centurione, e Giulio Cesare. Un applauso alla famiglia Galan, perché loro sono tutta una famiglia di cosplayer. Sì, però ragazzi, anche tu, cioè, ti ho dato 50.000 euro. Fai un applauso. Su. Te li dà Galan. Guarda, Galan te li dà. Abbiamo due minuti da riempire fuori dalle balle. E ora sta... Bello Bobo! Sta per entrare tutto il gruppo del paese... Come si chiama? Il paese lontano lontano? È giusto, Shrek? Il paese lontano... Vicino, vicino, lontano, lontano. Partendo da Ciuchino e tutti, venite tutti. Partendo da Ciuchino, proseguendo con il gatto con gli stivali. Fate l'applauso al gatto con gli stivali. Dovete meritarveli 50.000 euro, non è così con queste applausi. Venite, venite. Shrek, vieni qua che ti fanno la foto. Ognuna di queste foto verrà venduta a 50.000 euro che ve li dà lui. Me l'avevi detto, lui. Fate la foto anche a Bobo, vieni qua a prenderti un applauso Bobo, vieni qui. Io questo bambino qua l'ho visto che era piccolo. Allora, adesso i tre fotografi si fanno le foto tra di loro, esatto. Tutti fotografatevi, belli. Ok, abbiamo finito il tempo, Silvio, di DC, bene, non ne potevo più. È stato bellissimo stare con voi, veramente una parte. Dopo due minuti fuori dalle balle, fate un applauso a tutti i rappresentanti di War Angel Cosplay che potete venire a giocare con noi al nostro stand. Bella la mia Vivi per sigilli, bello il gruppo Limbo Neutrale, bella la Rachele Cartacea, siete tutti belli. Io vi voglio bene, adesso usciamo in ordine, giusto Bobo? Usciamo in ordine. Prego, prego, venite, sfilate, di lì. Fate l'inchino, come a teatro. Venite, fate l'inchino, si alzano tutti insieme le mani. Venite. Schieratevi. Forza. Alzate le manine come a teatro, tre inchini. E uno, e due, e se la schiena mi regge, e tre, un applauso. Anche a, come cazzo ti chiami, Sigle, Spazio Sigle, che sempre a tutte le fiere anche lui, Bobo, Vivi per sigilli, le amiche di Vivi, Charlie Chaplin, tutti. Fate venire giù il Festival di Novegro, applaudite, che se lo meritano. Bravi. Bravo specialmente Bobo, perché si applica e dopo i soldi te li dà lui, ok? Ve li scambiate. Ciao a tutti, grazie Silvio per questi 10 minuti extra, sono stato bravo? Li ho gestiti benissimo. Silvio, i 100.000 euro me li giri dopo, va bene? Do il microfono a lei. Ciao Festival del Fumetto, vi voglio bene. Grazie Angelo. E grazie. Pronto? A tutti i cosplayer, sì, che hanno calcato questo palco, che hanno inaugurato questo palco.